Bene, e adesso sono molto contenta di chiamare sul palco una persona che lavora in banca etica, che ci accompagna nel cammino del freelance camp da diversi anni, sempre portando degli spunti davvero avanti. Quindi chiamo sul palco Lorenzo Tacconi. Ciao Lorenzo, benvenuto a te e benvenuta a Banca Etica. Buongiorno Alessandra, buongiorno a tutti. Grazie innanzitutto per questo spazio, è un piacere di essere con voi oggi. Benissimo, sono molto contenta perché tu ci parli oggi di una guida pratica per la finanza sostenibile per freelance. Quindi ti lascio senz'altro la parola e invito tutti a prestare molta, molta attenzione. Buon Esatto, talk. grazie Alessandra, mi presento, sono Lorenzo Tacconi, lavoro in Banca Etica da 7 anni. Attualmente lavoro presso l'ufficio patrimoni responsabili, dove mi occupo principalmente di investimenti finanziari. Nello specifico mi occupo di accompagnare cooperative, enti del terzo settore, fondazioni, enti religiosi, verso quelle che definiamo le scelte allocative ottimali per quanto riguarda la gestione della propria liquidità. Poiché il tema centrale dell'incontro è come si declina il concetto di sostenibilità in merito al lavoro che svolgo, posso innanzitutto confermare di avere la fortuna di lavorare in una realtà che ha messo la sostenibilità al centro del proprio operato. Non solo, personalmente ho la fortuna di lavorare a contatto con clienti che, appartenendo in prevalenza al terzo settore, sono impegnati attivamente sul fronte dell'accoglienza, della cooperazione sociale, dell'integrazione, del cambiamento climatico. Sono soggetti che hanno scelto Banca Etica perché fondamentalmente ne condividono i valori. Esiste infatti una contaminazione valoriale continua tra la banca, le persone che vi lavorano, i clienti che vengono serviti quotidianamente. In merito alla sostenibilità, molti di voi avranno probabilmente già deciso di comprare un'auto elettrica, di muoversi in bici e magari di mangiare vegetariano. E in merito ai vostri soldi, che decisione avete preso? Ecco, partiamo proprio da qua. Banca Etica, innanzitutto, è l'unica banca in Italia dedita interamente alla finanza etica e di impatto, una banca cooperativa, indipendente. Ad oggi conta circa 107.000 clienti e quasi 47.000 soci. Quella di Banca Etica è del resto una storia collettiva fatta di persone, che hanno deciso di mettere i loro risparmi al servizio della tutela del pianeta e dei diritti, delle persone. Banca Etica è una banca da sempre schierata contro il finanziamento degli armamenti a favore, di un'economia di pace, impegnata nel sostegno verso la transizione energetica e verso la costruzione di un'economia che deve essere inclusiva, circolare, civile, partecipata e sostenibile. Le banche infatti sono degli acceleratori di economie. Dobbiamo però capire quale economia vogliamo accelerare. Ecco, per noi un'economia incentrata sullo sviluppo sostenibile, sull'impiego razionale delle risorse, che sia eticamente orientata, è l'unica scelta possibile. Una banca che si ponga come obiettivo il contrasto alla povertà, il contrasto alle disuguaglianze, che promuova delle condizioni dignitose del lavoro, è l'unica scelta possibile. Ecco, una banca con obiettivi sociali, questa è Banca Etica. In questo, come dire, vorrei rimarcare ancora meglio, se possibile, il rilievo pubblico dell'attività privatistica dell'erogazione del credito, ossia la funzione pubblica del credito esercitato attraverso la raccolta di capitali privati da parte delle banche. Quindi questo per dire che cosa? Che la scelta della banca equivale alla scelta di che tipo di società noi immaginiamo per il nostro futuro. E in questo vorrei fare un esempio, perché negli ultimi 6 anni le 60 maggiori banche al mondo hanno finanziato per circa 46.000 miliardi le fonti fossili, aggravando la crisi climatica, arrecando danni permanenti agli ecosistemi. La scelta della propria banca quindi non è una scelta neutrale, ecco, priva di conseguenze. La finanza deve infatti tornare ad essere un mezzo al servizio dell'economia reale, in grado di produrre degli impatti positivi sulle comunità, sui territori, in grado di generare delle esternalità positive per l'intera collettività. E in questo il denaro va, come dire, gestito nel rispetto dei valori delle persone che lo hanno depositato e affidato alla propria banca. E questo è il compito di Banca Etica. Ed è un compito, credetemi, carico di responsabilità e attualissimo, visto anche quello che sta accadendo oggi con una guerra alle porte dell'Europa, una crisi energetica che sta esasperando le fasce più fragili della popolazione, tassi di interesse elevati che limitano la capacità di spesa e di innovazione di famiglie e imprese.
Per entrare più nello specifico di questo nostro incontro, poiché i freelance sono chiamati a scegliere i propri partner di lavoro con cui condividere un percorso, vorrei dire appunto che è possibile scegliere il proprio partner bancario partendo proprio da una scelta di tipo etico, basata sulla sostenibilità. Banca etica infatti esclude dai finanziamenti le armi, le fonti fossili, gli allevamenti intensivi, il gioco d'azzardo e più in generale tutto ciò che possiamo considerare nocivo per le persone e per il pianeta. Annualmente pubblichiamo un report di impatto dove rendicontiamo con dati e casi di studio l'impatto sulle persone e sull'ambiente generato dall'attività di erogazione del credito. Più nello specifico rendicontiamo quanti posti di lavoro sono stati creati o salvati grazie al credito etico, quanti ettari di agricoltura biologica e di prossimità sono stati coltivati dai soggetti finanziati, quante tonnellate di CO2 sono state evitate grazie al credito per l'efficientamento energetico, quanti soggetti fragili sono stati beneficiari di microcredito, oppure quanti beni confiscati alle mafie sono potuti tornare dentro il culto dell'economia di mercato grazie al sostegno di banca etica. Per dare alcuni numeri più nel concreto, la banca è articolata oggi in 21 filiali, a cui si aggiungono 20 consulenti di finanza etica per avere maggiore capillarità sui territori, oltre al nostro ufficio Care, che si occupa appunto della banca digitale e che offre tutti i servizi a distanza, dalla consulenza all'assistenza. Abbiamo in bilancio circa 1,2 miliardi di euro di crediti erogati con tale finalità, a sostegno anche del profit responsabile, a fronte di circa 2,5 miliardi di raccolta diretta sui conti correnti. Il tutto con una qualità del credito elevatissima e un tasso di sofferenze più basso della media del sistema bancario. E questo dimostra, come dire, l'efficacia di un credito di relazione, di un credito diverso, che sia eticamente orientato e che generi responsabilità e condivisione in chi ne beneficia. Un'altra parola ancora, sempre su banca etica, che è parte di un gruppo più ampio, di cui fanno parte anche Cresud, per la microfinanza nel sud del mondo, Fiare, che è la nostra controllata spagnola, dal 2014 siamo infatti presenti anche in Spagna, Fondazione Finanza Etica per la promozione di progetti culturali legati alla finanza etica e sostenibile, e poi Etica SGR, la società di gestione del risparmio che oggi gestisce circa 7 miliardi di euro. Detto questo, l'offerta di banca etica per i freelance si articola chiaramente nella possibilità di aprire un conto dedicato ai liberi professionisti, alle ditte individuali, al quale è possibile collegare tutti i servizi accessori, dalla carta di credito al POS. Per le esigenze di protezione abbiamo un comparto assicurativo che va dalla polizza infortuni alla polizza vita per proteggere i propri cari, con politiche di prezzo eque e un processo liquidativo assolutamente trasparente. Le tariffe, tra l'altro, sono scontate per chi ha meno di 35 anni. Abbiamo soluzioni di investimento per la gestione della liquidità attraverso dei fondi comuni etici e polizze finanziarie, e in questo, come dire, sappiamo quanto sia importante oggi gestire il denaro che eccede il fabbisogno ordinario, soprattutto in un contesto come quello attuale di elevata inflazione che deprime il potere d'acquisto. E quindi ci tengo anche a sottolineare in questo la differenza con le altre banche, cioè non si tratta di prodotti con etichetta green e poi non sappiamo che cosa c'è dentro. Noi facciamo solo investimenti eticamente responsabili e sostenibili oramai da oltre 20 anni. Per chi invece preferisce un rendimento certo a scadenza, abbiamo anche la possibilità di sottoscrivere le obbligazioni di banca etica e il denaro raccolto come dire, è finalizzato a costituire una provvista per sostenere progetti quali l'imprenditorialità femminile, i progetti di workers buyout, l'accoglienza dei migranti, il commercio ecosolidale, l'economia circolare, il diritto alla casa. Ecco, questo per noi è essere sostenibili e generare comportamenti sostenibili con il proprio denaro. Abbiamo anche una proposta articolata in merito alla previdenza complementare, altro grande tema centrale di una corretta pianificazione finanziaria, vista l'esiguità delle risorse della previdenza pubblica. Concludo dicendo che vi invito anche a prendere contatto con le filiali e i consulenti finanziari di Banca Etica per un approfondimento in merito ai nostri prodotti e servizi e per una più attenta valutazione. Diciamo che se ciascuno di noi opera in maniera sostenibile è bene, ma se lo facciamo assieme è meglio e possiamo così attivare un moltiplicatore di comportamenti sostenibili.
Grazie a tutti e buon freelance camp. Ti ringrazio Lorenzo e spero che, come già è successo altre volte, o tu o qualche altra persona di Banca Etica siate con noi anche in presenza alla prossima edizione, perché ci sono sempre stati, diciamo, chiacchiere molto, gruppi di discussione utili, molto interessanti per chiunque abbia partecipato. E comunque adesso arriva anche il momento in cui possiamo parlare e discutere e fare domande, e lo facciamo nelle sessioni di chiacchiere. Quindi fra poco chiudiamo il palco centrale e ci troviamo nelle nostre stanze, e direi che siamo perfettamente in orario, anzi anche un filo in anticipo, e abbiamo tempo per fare chiacchiere fino alle 11:30. Quindi ti ringrazio di nuovo Lorenzo, ringrazio Banca Etica e ci vediamo su Open a chiacchierare e di nuovo sul palco alle 11:30. Grazie. Ciao. Alessandra.